Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti più chiacchierati del turnover di Uomini e Donne anche grazie alla relazione con Gemma Galgani. In relazione alla storia di Gemma con Nicola, Giorgio si è tolto qualche sassolino dalle scarpe commentando l'operato della redazione di Uomini e Donne. La domanda che mi faccio è: ma a chi è venuta in mente questa idea? Quando io ero in trasmissione e avevo delle serate, incontravo spesso ragazze, magari di 25 anni, che volevano diventare mie corteggiatrici, però mi dicevano che la redazione le aveva rifiutate perché troppo giovani per me. Come mai invece hanno proseguito con la storia di Gemma e Sirius? L'ex corteggiatore ha anche voluto sottolineare il comportamento della redazione negli ultimi momenti della sua partecipazione a Uomini e Donne. Sono stato chiarissimo con la redazione già nell'ultima stagione in cui ero lì. Venivo attaccato infondatamente per ogni cosa e non capivo perché. Senza arroganza, ero un personaggio che alla trasmissione aveva portato tanto e avevo e ho tuttora una marea di persone che mi seguono in tutta Italia. Per questo, sentendo quell'atmosfera, mi chiedevo se avessi dato fastidio a qualcuno. Però quando ne parlavo con la redazione erano sempre gentili e disponibili e mi dicevano: assolutamente no, tu qui sei il benvenuto. Non è che mi hanno detto o fatto capire che il mio tempo era finito, anzi, però in studio c'era quell'atmosfera strana e io non capivo tutto l'astio nei miei confronti. Infine Giorgio ha voluto chiarire che non metterà mai più piede nello studio di Uomini e Donne. Ad un certo punto ti rompi e arrivi ad un bivio o decidi di rimanere e cominciare a recitare cambiando una corteggiatrice alla settimana o rimani fedele a te stesso e io ho scelto la seconda opzione. Io non tornerò mai più in quello studio perché se tornassi adesso mi sentirei totalmente fuori luogo. Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.